Salve a tutti, buon pomeriggio. Sono Pina Merenda dell'Istituto Comprensivo Lo Sapio San Filippo Neri di Gioia del Colle. Rappresento in questo caso il membro del NIV e anche la collega come referente della valutazione e anche membro del NIV. Allora, il focus, prima di tutto spieghiamo un pochino perché la scelta di questo titolo, Andata e Ritorno. In andata intendiamo tutto un percorso che ha preceduto poi il focus della ricerca, che comunque è stato un percorso mirato, ora vediamo, a migliorare quello che è il disallineamento che abbiamo notato anche negli anni pregressi tra i risultati degli apprendimenti delle classi, in particolare seconda e quinta, appunto le classi oggetto delle indagini Invalsi, e quelli che sono poi i risultati delle prove Invalsi. Penso che sia un problema che emerge quasi in tutte le scuole, credo, italiane, magari un divario che magari in alcune scuole è più evidente, in altre scuole è meno evidente. Presento un attimino il contesto della nostra scuola. Quando siamo partiti con questa esperienza, prospetto un pochino il viaggio di andata, eravamo ancora a scuola circolo didattico, quindi scuola dell'infanzia, scuola primaria, siamo diventati poi istituto comprensivo nell'anno 2012-2013, quindi anche questo è stato un impasse notevole anche per intenderci su quelli che sono stati i criteri poi di valutazione, quanto ha influito poi anche l'esperienza del comprensivo e ha migliorato il discorso anche della didattica e quindi del curriculum per competenze. Allora, partiamo un attimino dal contesto degli anni 11-12, 12-13. Era una scuola come circolo didattico già pronto a sperimentare, perché un corpo docente comunque molto attivo, molto aperto, molto disponibile anche alla formazione, quindi penso che anche l'aspetto della dirigenza, come dicevano i dirigenti, hanno trovato terreno fertile, ecco, quindi abbiamo subito impiantato un discorso anche di sperimentazione con il CAF. Parliamo addirittura, qui parliamo dell'11-12, ma già dal 2005 la scuola ha partecipato al premio qualità CAF, quindi eravamo pronti come istituto a confrontarci, ecco, con il nuovo. Queste prime esperienze hanno puntato soprattutto ad un obiettivo preciso, quello di lavorare per prove per classi parallele. Già questa è stata una grande conquista, perché non è semplice far passare in un istituto comunque molto grande, ora noi abbiamo 1500, essendo istituto comprensivo abbiamo 1550 alunni, insomma all'incirca, quindi far passare questo messaggio anche su tutti i docenti dell'utilità appunto di prove comuni, anche perché per raggiungere alcuni obiettivi e competenze comuni. Quindi già questo è stato un grande, diciamo, risultato della scuola, avere prove comuni per classi parallele. Però anche qui la scuola è cresciuta, perché si è resa conto che in questo primo approccio le prove erano soprattutto tarate su conoscenze. Quindi e questo è stato il gap che necessariamente doveva essere superato, perché ci siamo poi messi in discussione come corpo docente, come modalità anche di progettazione, e soprattutto abbiamo cercato di far convergere tutte le azioni della scuola in un ciclo continuo, appunto, di percorso ciclico che parte da una progettazione, da una valutazione, le azioni di autovalutazione, e come ci insegna il ciclo di Deming, ritorniamo un po' sempre a ritroso anche in un percorso di riflessione. Procedo velocemente, questo prima l'abbiamo detto. Per riagganciarmi alla collega, in realtà c'era stato un primo tentativo di costruzione delle prove in parallele, quindi con delle verifiche interne d'istituto, che però avevano mostrato, dopo già i primi 3 anni, si era pensato di mantenerle per un quinquennio, perché ovviamente
gli alunni sono diversi, l'incidenza dell'effetto insegnante è diversa perché gli insegnanti erano anche diversi, quindi per avere dei dati più che altro, più certi in qualche modo che ci rendessero realmente un esito sulla validità della stessa prova, avevamo pensato di mantenere un quinquennio le stesse prove. Ma già dopo un triennio ci siamo resi conto che c'era già un'anomalia, quella prima di tutto che non c'era stata una gradualità nell'entità delle prove, da anno in anno e addirittura noi abbiamo fatto anche le prove di verifica intermedie, fare le prove di verifica intermedie e quelle finali. In un secondo momento ci siamo anche resi conto che non c'era stato in realtà a livello di comunicazione nel gruppo di chi doveva occuparsi dell'impianto delle prove di verifica, non c'era stata una comunicazione dei criteri comuni che potessero rispettare la verticalità degli items per ciascuna prova di verifica, per ogni annualità, perché noi l'avevamo estesa a tutti e 5 gli anni. Per cui nuovo input, nuova linfa, le indicazioni nazionali che vengono pubblicate però nel momento in cui noi diventiamo istituto comprensivo, quindi abbiamo dovuto maturare un paio di anni per poter implementare un po' lo studio di queste delle indicazioni nazionali e poterle in qualche modo inserire a pieno titolo all'interno della nostra progettazione. E quindi a partire dall'anno 2014-15, 16-17, 14, 15, 16, 17, scusate, in questo triennio la riflessione sui traguardi di competenza presenti nelle indicazioni nazionali hanno portato a una revisione proprio delle prove di verifica sia intermedie che finali. Ovviamente abbiamo rivisto il tutto, però alla luce dei risultati conseguiti ogni anno c'erano dei dati che in qualche modo erano dissonanti rispetto a quelli che erano i risultati che ci provenivano dalle prove invalsi, perché tenendo conto le uniche classi che potevamo comparare, cioè le seconde e le quinte, ci rendevamo conto che le prove invalsi ci restituivano un dato di alunni attestati su livelli 4 e 5, sì elevato, sì superiore alla media nazionale, regionale, nonché della regione Puglia, ma ovviamente riportavano un dato un po' più esiguo rispetto ai risultati splendidi che ottenevamo invece con le prove di verifica interne. E quindi in qualche modo se ci fossimo fermati a questi due dati, vabbè, siamo al di sopra della media nazionale e regionale, è una scuola che si attesta su buoni livelli, le nostre prove vanno benissimo, però in realtà questo gap ci preoccupava, perché a questo punto dovevamo ripensare, ma cosa stiamo valutando nelle prove interne? Cioè, quale elemento di considerazione, cioè quale oggetto proprio della nostra valutazione stiamo considerando quando facciamo le prove interne? Perché tanto per dire che le facciamo non aveva senso. Aveva senso se ritornavano quei risultati come opera di riflessione sui nostri processi che avevamo messo in atto a livello di apprendimenti. Quindi, in qualche modo, vi ho fatto vedere insomma questi dati che attestano i 24 e 5 molto elevati rispetto poi ai risultati delle prove invalsi, e avevamo anche notato un'altra questione. Analizzando gli items delle prove invalsi ci eravamo resi conto che laddove c'erano state dei problemi a livello per i nostri alunni, cioè per esempio in italiano le inferenze, il lessico, il significato letterale eccetera, erano gli stessi risultati carenti li avevamo notati nelle prove di verifica. Ma perché? Perché in realtà le prove erano state letterate soprattutto su alcuni aspetti della competenza in lingua italiana piuttosto che su tutta la sfera degli aspetti presenti nella lingua italiana. Per cui
Ci siamo posti quindi una serie di considerazioni alla luce di questa analisi degli items. Le prove interne erano mal calibrate rispetto agli obiettivi perseguiti? Le tipologie di quesiti non erano diversificate, quindi i nostri alunni non erano abituati a diverse tipologie di quesiti? Gli aspetti della competenza da accertare non avevano una precisa corrispondenza con quei quesiti somministrati, o il correttore fornito non era funzionale, cioè c'era un range talmente vasto che non ci permetteva di far emergere realmente i vari livelli, le varie percentuali di livello raggiunto dai nostri alunni. E quindi l'analisi degli items, abbiamo proceduto con l'analisi degli items per vedere quali items rivelavano il maggior margine di errore e quali invece risultavano nell'interezza essere stati progettati correttamente dagli alunni. E alla fine ci siamo anche resi conto che nell'individuazione, scusate, io sto mal disposta da questo lato. L'individuazione di possibili fattori motivazionali che avevano portato all'errore, cioè la domanda era stata posta male, oppure non c'erano state degli items che avevano portato ad una risposta ingannevole. Individuazione anche degli errori dei fattori che avevano determinato un'alta percentuale di risposte corrette, quindi a volte una semplificazione eccessiva, e quindi l'applicazione anche di un ragionamento che consentisse l'eliminazione di tre risposte, ad esempio, e inevitabilmente la scelta di un'unica risposta. Sì. E quindi abbiamo anche valutato, alla luce di questa analisi dei dati, che le prove interne erano legate, come aveva già accennato la collega, più a dei contenuti specifici che all'accertamento dei processi che dovevamo mettere in atto per accertare la competenza degli alunni, di aver dato largo spazio ad alcuni aspetti della competenza piuttosto che altri, e a volte anche dalla scelta operata dai colleghi che si erano occupati come gruppo di progetto di costruire le prove, di facilitare la prova in modo tale da essere portata a termine dal maggior numero di alunni, però questo chiaramente evitando in qualche modo che potessero emergere realmente le vere eccellenze, quindi livellando un po' la prova verso il basso. E oppure anche, questo è un altro dato che avevamo notato, l'aver utilizzato delle griglie di correzione che avessero appunto un range troppo ampio in cui incanalare il livello di competenza raggiunto. Per cui dalle azioni pianificate. Allora, ecco la prospettiva capovolta, cioè molte volte le scuole lavorano perché dobbiamo, come abbiamo detto anche prima, addestrare gli alunni alle prove invalsi, e proprio questa è una prospettiva che andava assolutamente smentita. Anzi, partire proprio dai quadri di riferimento invalsi, proprio per analizzare anche, come diceva la collega, i processi che si ottengono. Quindi nel momento in cui noi abbiamo come gruppo individuato quali potevano essere gli eventuali settori poi sia di abilità e conoscenze che competenze da verificare, abbiamo considerato principalmente il quadro invalsi collegato poi al curriculum, e quindi anche il curriculum di scuola si è, purtroppo sono cose correlate, adeguato a quello che l'invalsi ci diceva, ma non perché l'invalsi rappresentava il nostro obiettivo, anche, ma era lo strumento per migliorare sia il discorso della progettazione didattica che il discorso appunto del curriculum per competenze. Quindi ci siamo ritrovati come istituto comprensivo, l'istituto era pronto anche per condividere con la scuola secondaria di primo grado questa modalità a cui i docenti della scuola secondaria non erano abituati, venivano da un'esperienza sicuramente positiva, ma non di valutazione comune, quindi con criteri comuni, con prove parallele. Abbiamo ora ottenuto un grande risultato perché l'istituto si è adeguato a prove comuni anche nella scuola secondaria di primo grado in vista del raggiungimento di competenze
verticali e quindi sulla base di un curriculum per competenze verticali. Questo ovviamente è stata un'azione concordata con tutto il corpo docente, con il dirigente, che ha portato anche a, ovviamente, come la legge lo prevede, ma come bisogno formativo dei docenti, di formarsi su una progettazione e una valutazione per competenze, perché sapete bene che una valutazione per competenze non ha senso se non c'è alla base una progettazione per competenze. E quindi ci siamo messi in discussione ulteriormente, abbiamo lavorato in rete con altre scuole del territorio, ottenendo dei finanziamenti ministeriali sia per quanto riguarda le azioni di accompagnamento delle indicazioni nazionali sia per quanto riguarda le azioni di accompagnamento per i piani di miglioramento. Abbiamo fatto formazione ma soprattutto ricercazione, siamo orgogliosi di questo, ci ha seguito la professoressa Pastore dell'Università di Bari e insomma è stato un bel percorso di formazione che ha portato anche a sperimentare strumenti valutativi quali le rubriche di valutazione. E quindi questo ha portato sicuramente a un cambiamento, come dicevo prima, di prospettive. Scusate se non sono andata avanti, ma vado un po' a braccio perché queste esperienze le abbiamo vissute intensamente e quindi le possiamo parlare insomma tantissimo. Quindi qua un po' abbiamo ho già sintetizzato bene con i nuovi criteri per la costruzione delle prove interne, chiaramente sono state il risultato di quella formazione di cui la collega parlava, cioè nel senso che la scelta delle competenze estrapolate dal curriculum d'istituto è stata fatta in base appunto alla tipologia di prova che avevamo individuato, i quesiti da somministrare molto più vari, molto più flessibili, quindi atti ad accettare ad esempio non soltanto le informazioni esplicite ma sicuramente a poter valutare tutti i vari aspetti menzionati. Dalla scheda di rilevazione degli items siamo riusciti ad ottenere non solo in orizzontale le risposte date da ciascun alunno, ovviamente, quindi a livello quantitativo, ma anche a risalire a quali items in realtà erano stati a livello verticale, erano stati oggetto di un maggior numero di risposte corrette o di risposte errate. E devo dire che i risultati, poi, questi sono numerici, ma anche in percentuale, si è avuto un ridimensionamento della numerica di alunni attestati su 5 livelli, quindi un rapporto anche più realistico e correlato ai voti in uscita, ma anche, voglio dire, ai giudizi che in sede di collegio di consigli di interclasse si erano avuti circa le problematiche dei propri studenti nelle classi, sia in senso positivo ma anche in senso negativo. E abbiamo notato come, ridimensionando e rivalutando la progettazione dell'unità di apprendimento e di tutte quelle strategie utili a costruire anche i metodi, le metodologie di valutazione, siamo riusciti anche ad avere dei risultati, ad avere la restituzione di risultati più conformi a un reale quadro della nostra scuola e ad avere anche un riferimento più coerente con quello che era la restituzione dei dati in base. Abbiamo dovuto correre.